Ciao ragazzi, come state? Bentornati sul mio canale YouTube, io sono Serena Sertore ed oggi è arrivato il momento di parlarvi della Nintendo Switch, una console di cui si è parlato moltissimo in questo ultimo mese, mese in cui l'ho potuta provare ed utilizzare, ed è arrivato il momento di dirvi se veramente ne vale la pena l'acquisto o meno. Ma iniziamo! Partiamo dal lato estetico e onestamente questa console devo dire che è stata realizzata molto molto bene. È completamente materiale plastico opaco, perfetta per non vedere le impronte o comunque i graffi, ed è ottimale per il tipo di utenza a cui è mirata questa Nintendo Switch, ossia per lo più ai bambini, anche se comunque ci sono tantissimi altri bambini cresciuti come me e come tanti altri. Unica pecca è sicuramente il piccolo stand che è posto nella parte posteriore, che serve per appunto sorreggere la Nintendo Switch, ma in realtà la potete utilizzare esclusivamente su dei piani rigidi, perché per esempio sul divano piuttosto che sul letto o in altri piani morbidi davvero non serve a nulla, e anzi c'è sempre il rischio di romperla, e penso che nel giro di poco tempo sarà uno dei pezzi che verrà sostituito maggiormente su Nintendo Switch. In realtà penso che sia semplicemente il coperchietto che va a nascondere l'ingresso della micro SD per l'espansione di memoria, ma poi in ultimo è stato anche sfruttato per questo scopo, cosa che secondo me assolutamente no, non va assolutamente bene. È stato poi anche molto criticato il display, no, della Nintendo Switch, ma onestamente chi se ne frega, perché si può giocare benissimo a questa Nintendo Switch, si può godere benissimo di tutte le ambientazioni, di tutti i videogiochi, in particolare Zelda, che è poi l'unico disponibile al momento, è veramente bellissimo da giocare, le ambientazioni sono veramente fatte molto molto bene, e anche comunque su un display a 720p si vede davvero molto molto bene. E poi collegando la Nintendo Switch alla TV si può arrivare negli 80p, che è una cosa che onestamente al momento non vi raccomando più di tanto, perché si vedono molto di più i cali di frame e quindi insomma è meglio giocare dal mio punto di vista direttamente sulla console. Il display viene poi protetto da un pannello plastico che onestamente è davvero davvero riflettente, e questa cosa vi farà passare la voglia di giocare in esterna, perché veramente c'è moltissimo riflesso e questo vi impedisce di giocare al meglio, e quindi non vedo l'ora che escano delle pellicole protettive antiriflesso per esempio, o che comunque si trovino insomma sul mercato delle soluzioni per poter giocare in maniera migliore in esterna. E questo diciamo che è uno di quei punti che vi fa un attimino pensare, no, sull'utilizzo di questa Nintendo Switch, cioè è una console da esterno, è una console che posso utilizzare in giro, oppure è una console che devo usare semplicemente a casa, sul divano, a letto e magari anche quando vado in bagno? Beh, onestamente io penso che questa Nintendo Switch sia un pochino troppo ingombrante da portare in giro. È vero, ultimamente stanno facendo anche tanti case per poterla portare insomma dappertutto, e anche uno zainetto apposito, ma penso che per dimensioni e per proprio come è strutturata attualmente la Nintendo Switch, credo che sia una console che si possa portare con sé magari quando si fanno delle lunghe trasferte, oppure si va al mare per esempio, si può giocare insomma da un'altra parte rispetto che a casa, però per i micro spostamenti credo che non sia la console adeguata a questo scopo, proprio perché è piuttosto ingombrante, c'è il display che non vi permette assolutamente di giocare per esempio al parco piuttosto che in altri posti dove c'è tanta luce, e penso appunto che sia una console da portare insomma in giro per casa e niente di più. Però questo è onestamente il mio personale parere, fatemi sapere comunque nei commenti cosa ne pensate voi. E tra l'altro Nintendo nella confezione non mi fornisce nemmeno un cavo USB Type-C che potrete utilizzare da collegare con una power bank, no? Quindi per essere portatile al 100%, anzi no, vi dà semplicemente il classico alimentatore, e questo secondo me è anche un altro segno che vi fa capire come Nintendo non abbia veramente pensato all'utilizzo completo in esterna o comunque in giro, no? E non lo so, questo è quello che penso io, ma fatemi comunque sapere nei commenti qual è la vostra. Ma è arrivato adesso il momento di parlare della batteria. Batteria che nel mio caso è durata all'incirca 3 ore con l'utilizzo di Zelda, quindi possiamo dire che non si può urlare al miracolo, però comunque vi consente di fare una buona sessione di gioco. È chiaro che se siete estremamente dipendenti dalla console, dalla Switch, 3 ore non sono assolutamente sufficienti. E a tal proposito vi consiglio di acquistare assolutamente una buona power bank bella capiente e anche un cavetto USB Type-C che sia però veramente perfetto, perché altrimenti non funzionerà con la Nintendo Switch. Vi linko tutto comunque in descrizione, così potete giocare senza alcun tipo di problema, senza dover pensare alla batteria. E poi stranissimo il fatto che questa Nintendo Switch abbia il display completamente touch, ma che attualmente nessun gioco, perché praticamente ce ne sono due in croce,
non riesce a sfruttare questa tecnologia e anzi potrete utilizzare il touch esclusivamente per muovervi all'interno del menu di sistema o comunque nelle impostazioni. Ma la vera innovazione di Nintendo Switch sta nei Joy-Con, ossia i due controller che possono essere utilizzati sia in maniera separata sia connessi alla console, e credo che siano veramente fantastici perché hanno veramente una precisione millimetrica veramente perfetta che potrete imparare, sfruttare e capire se magari acquisterete subito One to Switch, che appunto vi fa capire quanto siano potenti, quanto siano veramente funzionali i due controller. E a tal proposito, insomma, Nintendo Switch, sì, giocateci 10 minuti, state lì, mungete le mucche, fate mosse strane, poi dopo veramente 10 minuti vi rompete le scatole. Quindi possiamo dire che attualmente il vero gioco del momento è solamente Zelda, e vedremo insomma nei prossimi mesi cosa porterà ancora Nintendo. Ma tornando a parlare dei Joy-Con, veramente vi posso dire che sono eccezionali, sono molto precisi, hanno una vibrazione veramente attenta e per ogni micro movimento che voi fate ci riescono a captare davvero tutto quanto. Peccato però che siano magari un pochino piccolini, soprattutto i tasti, e che quindi per chi ha le mani grandi, ma anche per me che comunque ho delle manine piccoline, sono un pochino fastidiosi da utilizzare, non sono assolutamente ergonomici, ma si può chiudere un occhio, ecco. Però comunque ci sono delle piccole cose a cui Nintendo non ha ancora pensato, come ad esempio a ricaricare in totale autonomia i Joy-Con, perché attualmente si possono ricaricare solamente se connessi alla Switch. Il che è davvero un peccato perché la Switch ha una durata della batteria nettamente inferiore rispetto ai Joy-Con. E quindi sicuramente in futuro usciranno insomma dei caricatori esterni, però attualmente la situazione è questa. Ma ciò che mi ha fatto un pochettino storcere il naso è la memoria interna, che è solo di 32 GB e che con due giochi potete comunque esaurire a tempo zero. E ciò vi porta quindi a dover acquistare un ulteriore micro SD che insomma va piano piano a far salire e lievitare il prezzo di questa Switch, anche perché poi tutti gli accessori, magari la custodia per poterla portare in giro, piuttosto che l'aggiunta di ulteriori Joy-Con, vi porta veramente a fare una spesa non da poco. I Joy-Con costano veramente tanto e se magari siete tanti in famiglia, piuttosto che avete tanti fratelli, tanti amici o cose del genere, soldini. La Switch è poi una console tutta a sé stante, nel senso che non c'è nessun tipo di compatibilità con i giochi, per esempio del DS, per farvi un esempio, che da una parte è un'ottima trovata insomma di mercato per settorializzare le cose, però dall'altra vi porta veramente attualmente ad avere pochissimi giochi a cui giocare. C'è One to Switch che, come vi ho detto, dopo 10 minuti vi rompete le scatole, e poi c'è Zelda. Zelda che è un gioco veramente eccezionale che comunque potete già trovare online, tantissime recensioni a riguardo e tutti comunque vanno a premiare questo gioco. Ma se non siete amanti di questa tipologia di videogioco, piuttosto che magari avete già finito Zelda, c'è poco da fare. Non c'è nessun altro gioco comunque di livello a cui giocare. E questo è uno dei motivi principali che mi fa pensare, ma perché Nintendo non ha magari aspettato un attimino prima di mettere sul mercato questa Switch con magari un parco di videogiochi più completo? Non si sa. Però sta di fatto che se volete giocare a qualche cosa vi tocca solamente aspettare. Certo, qualche cosina sullo store potete trovare che vi aiuti un attimino a smorzare l'attesa, però comunque di videogiochi di un certo livello non ce ne sono. E quindi questo vi può portare veramente al rischio di lasciare la Switch come soprammobile per qualche mese, fino a che non escono comunque dei giochi di un certo livello. Attualmente io penso che non valga la pena acquistare la Nintendo Switch, non perché non sia una console interessante, anzi credo che abbia una potenzialità veramente assoluta, perché si può usare in maniera portatile piuttosto che alla TV, e onestamente i Joy-Con li amo alla follia, però davvero ci sono pochissimi giochi a cui giocare. Se i giochi attualmente disponibili non fanno a caso vostro, nel senso che magari vi piacciono altri stili, altri format, rimanete fregati. E davvero penso che spendere questi soldi per poi arrivare alla fine di Zelda e non sapere più che cosa fare, credo che sia meglio aspettare e magari sperare in qualche sconticino interessante online. Io vi lascio comunque in descrizione il link per l'acquisto della Switch, che sicuramente nei prossimi mesi calerà un pochettino di prezzo su Amazon, ma voglio soprattutto sentire la vostra a riguardo nei commenti. Fatemi sapere cosa ne pensate e mi raccomando ricordatevi di seguirmi su Instagram e su Telegram, dove vi faccio vedere le anteprime dei prodotti che sto provando, piuttosto che dei video totali prima di tutti quanti. Io vi aspetto ovviamente lunedì con una nuova puntata alle 14.
cercherò di essere puntuale. E veramente grazie ancora per aver visto questo video. A presto, ciao!